questo incontro. Dunque, il dato di Erna, voi sapete, è stato eseguito una misura cautelare disposta dal GIP di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di questo ufficio a carico del sindaco di Lazio, per il quale questo ufficio ha chiesto di essere domiciliare per motivi personali di salute, il sindaco di Teverona, l'attuale sindaco di Teverona, nonché l'assessore all'ecologia del comune di Lazio, dottore Antonio, e un geologo interessato alle vicende di cui parleremo. Abbiamo come contestazione la turbata libertà di incanti, la corruzione propria per atto del contrario al divieto di ufficio e induzione a dare o promettere utilità. Le vicende sono distinte per Lazio e per Teverona, però hanno una linea di continuità con la vicenda che forse ricorderete portò all'arresto nel mese di marzo del 2016 del sindaco di Maddaloni per una serie di vicende corruttive che riguardavano principalmente l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani alla ditta DHI di Alberto Di Nardi. E ricorderete che quell'indagine si avvalse del contributo rilevante dell'imprenditore Sciandone, già presidente del CUB Caserta e profondamente diciamo, a conoscenza del meccanismo della giudicazione degli appalti nella materia dei rifiuti. Bene, quindi quelle dichiarazioni furono utili per addivenire all'arresto quindi del sindaco De Lucia e del Di Nardi. Il Di Nardi fu tratto in carcere in data 7 marzo.